Carissimi pogonotomaniaci, ben ritrovati sul canale di Pogonotomania per il nostro video di rasatura. Settimana scorsa non ho proposto video perché sono stato un po' impegnato con il lavoro, non era mia intenzione nemmeno riproporlo questa settimana perché ho qualche problemino al mio solito dente, però insomma 2 settimane senza video mi sembrava eccessivo, poi l'eccesso, parola difficile, si sta riassorbendo, quindi va bene, ho deciso comunque di fare questo video. Unica problematica che, siccome sono ancora un pochino dolorante, ho deciso di utilizzare un pennello in tasso e per la prova che andrò a fare, insomma, non credo sia molto adatto perché ho intenzione di provare i 2 Meissner Tremonia Salty Sea Sage, questo, sia nella versione hard soap sia nella versione in pasta di sapone, per vedere un po' quelle che sono le differenze di montaggio. Non ho fatto prebarba, non faccio prebarba perché non voglio andare a infierire sulla zona. Come rasoio Fatip Gentile Gold versione piccolo e lo andrò ad armare con una Gillette Platinum. Quindi partirei con l'armare il rasoio, perché intanto nel frattempo ho messo in acqua calda l'hard soap, eccolo qua, per ammollarlo un pochino. Quindi nel mentre vado ad armare il piccolo Fatip. Ammazza, mi sembra di essere il padrino. Chi era? Marlon Brando, che faceva le riprese col cotone in bocca per sembrare più gonfio. Io non ho bisogno di cotone, sono gonfio nature. La metta? Ah no, sì, compare la scritta, la dicitura Gillette, però dall'altra parte è anonima, quindi pensavo fosse una lametta taroccata. Quindi andiamo ad armare questo Fatip, eccolo qui, e direi di procedere in questo modo. Quindi faccio prima metà rasatura con l'hard soap, successivamente, facendomi aiutare da una ciotola, proveremo il montaggio della pasta di sapone. Quindi inizierei con il prelevare, eccolo qua, quindi scaldo un attimo il pennello. Dicevo, non è proprio il massimo il tasso per prelevare gli hard soap, lo tengo in mano, però inserendo le dita nel ciuffo si rende comunque abbastanza rigida la setola, per cui riesco comunque a erodere un po' di sapone. Che schiuma, schiuma, adesso ho la luce, però schiuma già tantissimo. Profumo che si sprigiona, e sul profumo, allora, siccome contiene salvia, canfora, contiene anche sale marino, ricordo che Manuel Rosini, sentendo nella profumazione, disse: ma questo non sa di mare, sa di canfora, sa di salvia, di tutto fuorché di mare. Allora, io probabilmente sono a questo punto condizionato dal commento di Manuel, però a me ricorda un mare, non Rimini, un mare selvaggio, pantelleria, toh. Quindi, bene o male, questo è il profumo che mi va a evocare nella mente. Quindi mi sciacquo mezzo viso, parto con l'insaponatura, vediamo come rende l'hard soap e andiamo a raderci mezzo viso con il Fatip Gentile Piccolo. Mi bagno e torno subito. Allora, metto un po' di sapone a mo' di prebarba. Sciacquatina e andiamo col tasso che ha raggiunto un dimensionamento spropositato, è enorme,
morbidissimo, praticamente lo odio dal tanto che è morbido. Allora, il sapone schiuma ha una schiuma, ha un'ottima corposità, richiede magari un po' di acqua e noi gliela diamo. Mi soffermo un attimo perché non ho fatto prebarba, ho semplicemente lavato il viso stamattina. La barba è di un paio di giorni, quindi abbastanza dura. Allora, come corposità, niente da dire. Ok, dai, direi che è sufficiente così. Farò semplicemente un paio di passate perché poi dovrò rilavare il pennello e procedere dall'altra parte con la pasta di sapone. Fatip è una vita che non lo utilizzavo. Al comportamento del rasoio con questa lametta, ottimo direi. Ok, primo passaggio andato, quindi un'ulteriore sciacquatina e io mi fermerei a due passaggi perché ho intenzione di fare la medesima cosa dalla parte opposta e sarebbe impari il risultato nel caso in cui andassi oltre da questa parte. Allora, corposità del sapone, lo ribadisco, molto buona. Profumo può piacere, può non piacere, a me non dispiace affatto. Ok, andiamo di secondo giro con Fatip, quindi parto dal basso. Quest'oggi lo avverto stranamente delicato. Molto scorrevole. Ok. Quindi secondo e ultimo passaggio concluso. Non ho il BBS assolutamente, però come potete vedere la rasatura è riuscita, quindi l'effetto del taglio della barba si vede. Vabbè, direi come risultato molto buono. Quindi vado a sciacquare totalmente il pennello e sono curioso di provare questa crema perché sempre in un video di Manuel aveva notato problemi per quanto concerne il montaggio, ma mi pare di aver capito che stia trovando un po' la quadra, quindi mai soffermarsi alle prime impressioni sui prodotti che si utilizzano, più corretto procedere e provare. Quindi pennello completamente ripulito, viso pure, bello farsi crescere metà barba, metà sì, metà no. Allora, per il montaggio in crema, della crema, quindi questa è la crema che ricordo mi è stata spedita da Bruno Iepariello. Allora, come profumazione magari sembrerà strano, ma trovo leggermente più pungente il profumo della crema e sento una nota di dolciastro nel lard soap.
Allora, per la crema mi affido ovviamente a una ciotola, quindi con il mio solito cucchiaino prelevo un po' di sapone, eccolo qua, e lo vado a mettere sul fondo della ciotola, facendo un disastro. Non riesco ad attaccarlo perché scivola. Va bene, lo lasciamo così, lo vado a incorporare semplicemente col pennello, quindi faccio un premontaggio. Allora, pennello inumidito, vediamo un po' cosa salta fuori. Crema che scappa da tutte le parti, però si riesce alla fine a incorporare. Si vede che è gonfio. La vecchiaia che avanza questa. Avevo un po' di fastidio durante la live di giovedì, poi di notte è esploso il male e al mattino mi sono trovato la sorpresa. Quindi pennello con crema incorporata all'interno del ciuffo, quindi mi sciacquerei, a questo punto posso anche riempire il lavandino, l'altra metà del viso e partiamo con la rasatura da questa parte. Ah, intanto nel frattempo volevo ringraziare tutti perché il canale di Pogonotomania ha raggiunto finalmente il traguardo dei 3000 iscritti e per me è un traguardone considerato il fatto che è un canale che non viene monetizzato, non pubblicizza nulla, quindi senza andare a fare troppi numeri nel giro di, cosa saranno ormai, 3 anni che c'è il canale, insomma 3000 iscritti per me è un traguardo decisamente ragguardevole, quindi mi sciacquo il viso e provo a insaponarmi da questa parte se riesco. Allora, a prima vista aveva schiumato maggiormente l'hard soap. E sinceramente mi ha dato l'impressione, pur essendo stato, mi sta dando l'impressione, pur essendo stato prelevato con un tasso, di avere una corposità maggiore, decisamente maggiore rispetto alla crema, che è più, molto più evanescente. E di crema non ne ho presa poca, eh. Vediamo se tirandola col pennello migliora un po'. Un pochino, ma poca roba, eh. Insisto un attimo prima di dare giudizi affrettati. Certo che lavorare con la destra sulla parte sinistra non è proprio il massimo. Sì, alla fine il risultato arriva, eh. Però noto una netta differenza di consistenza fra i due montaggi, quindi via di Fatip anche da questa parte. Rasoio favoloso, zona incriminata. Si sopravvive, dai. Piano piano, è Natale, non bisogna farsi mancare nulla, no? Quindi anche il gonfiore sul viso è il benvenuto. Allora, secondo passaggio, io non andrei a risciacquare, voglio vedere il sapone con un grado minore di umidità
come si comporta. Allora, togliendo l'umidità al sapone, il risultato è leggermente migliore. Però il problema è che togliendo l'umidità, insomma, si toglie, si vanifica quello che è il concetto di wet shaving. Sì, diciamo che così raggiunge quantomeno, più o meno, le stesse caratteristiche dell'art soap. Quindi probabilmente bisogna aggiustare molto il livello di umidità nel pennello. Quindi passaggio di traverso, in ogni caso molto scorrevole. E via. Molto bene. È arrivato il tizio del vetro. C'è Claudio Cipelletica, quello dello sciacquone. Io puntualmente ho la raccolta differenziata del vetro. Ok. Allora, io direi che la comparazione è terminata. Adesso mi sciacquo, mi reinsapono, faccio l'ultimo passaggio con quello che è rimasto nel pennello, quindi la crema di sapone. Ecco, vedete, aggiungendo umidità si evapora praticamente. Proviamo a bagnare un po' il pennello. Beh, tutto sommato si raggiunge una buona insaponata. Il solito tasso che, vista la densità del ciuffo, si mangia, si ingloba tutto il sapone, guarda che roba. Questo era tutto all'interno delle setole. Beh, direi che a questo punto non c'è nulla da dire sul montaggio. Ok. Avverto un lieve pizzicore generalizzato sul viso. Aspettate che chiudo il sapone di Bruno così non entra acqua. Ok. Allora, scorrevolezza è molto buona, decisamente. Profumazione, logicamente, deve piacere. A me ricorda il salmastro del mare. Ok. Va bene, direi che posso tranquillamente fermarmi qui. Dunque, una sciacquatina, andiamo di dopo barba, l'allume non lo metto perché non ho nessun taglietto, e poi arriviamo alle conclusioni.
barba Salty Sea Sage, ovviamente Meissner Tremonia. Più simile alla crema che non all'hard soap. Mamma mia, questo è proprio fortissimo. Non mi piace. Non mi piace. Troppo forte, troppo... Vabbè, poi ne parliamo. Non è nelle mie corde. Allora, partiamo dai due saponi. Quindi, Meissner Tremonia Hard Soap, versione Salty Sea Sage. Allora, tecnicamente dovrebbe essere un vegetale. Come hard soap, come sapone duro, monta benissimo, fra l'altro già in prima insaponata con un pennello in tasso che, risaputo, avendo le setole morbide, magari non ha la capacità del maiale di erodere il sapone. Ecco, in ogni caso il montaggio si è dimostrato subito corposo, quindi buona protezione, ottima scorrevolezza. Dalla parte opposta, dove ho utilizzato sempre il medesimo sapone, però pasta di sapone, ecco, al primo impatto è proprio un montaggio più vaporoso. E il vaporoso non so se dipenda proprio dalle caratteristiche del sapone o dal fatto che in prima passata il viso era inumidito e quindi il sapone ha reagito in modo particolare con l'acqua, perché andandolo a lavorare, ma soprattutto in seconda passata, dove praticamente ho montato a secco, ecco, si andavano quasi a equiparare le caratteristiche dei due saponi. A parer mio, sempre un gradino superiore l'hard soap. Terza passata, utilizzando tutto il sapone contenuto all'interno delle setole del pennello, in ogni caso si arriva a un ottimo montaggio. Quindi fra i due io consiglierei l'hard soap, quindi il sapone duro. Mi è piaciuto maggiormente fin da subito. Profumazione è vero, se ci si fa caso e si ha un olfatto ben sviluppato, quindi toglietemi dalla schiera, si percepisce la canfora, si percepisce la salvia, ma a parer mio questo connubio salvia, canfora, sale, ecco, mi ricorda un mare impetuoso, quindi qualcosa di selvaggio, di selvatico. Pennello in tasso, no, non mi piacciono i pennelli in tasso, troppo morbido, non mi dà quella sensazione di massaggio che mi piace tanto, che vado a ricercare. Però ragazzi, se avete il mal di denti è favoloso, perché è morbido, quindi non dà grossi problemi. In più, vista la densità del ciuffo, ecco, si mangia veramente un sacco di sapone, un sacco di umidità, dimostrazione che andando, non so se gli faccia bene, però chi se ne frega, andando a strizzare le setole avete potuto vedere quant'è il quantitativo di sapone che è rimasto all'interno del ciuffo. Aftershave non mi piace, la profumazione non mi piace, troppo balsamico, troppo forte, e poi è un profumo che non mi spiace, non rientra nelle mie corde. Arriviamo al Fatip Piccolo Gold, versione gentile, quindi a barra di sicurezza, armato con queste Gillette Platinum. Come si è comportato? Si è comportato veramente bene, al di là del fatto che è molto bello, perché secondo me Fatip fa dei rasoi, l'ho detto, veramente belli, che si discostano, che dir si voglia, dall'omonimità delle varie testine che girano adesso, che sono tutte facsimili, fra Edwin Jagger piuttosto che Mercur. Fatip decisamente originale, rasatura molto profonda,
Ma aggiungo una cosa, non me lo ricordavo così delicato. Probabilmente in questo periodo ho usato rasoi più aggressivi, quindi questo mi sembra un giocattolino. Non me lo ricordavo così, con queste caratteristiche. Molto contento, molto soddisfatto. Rasatura, oserei dire, perfetta. E quindi il video si conclude qui. Abbiamo fatto questa comparazione fra i due saponi. Risultato, ribadisco, a parer mio, meglio la versione in sapone duro, però ragazzi, non vi resta che provare. Quindi ci vedremo senz'altro per un video prima di Natale, così ci scambiamo gli auguri. Io ringrazio tutti, ringrazio i 3.000 iscritti e ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Ciao a tutti da Andrea e dal canale di Pogonotomania. Ciao ragazzi, alla prossima!